sapete perché vi ho convocato qui stasera? Cecil Volage. Bravissimo. Intendete? Lei è un fiore di gioia. Voi credete? Allora, come ci stiamo adattando al mondo esterno? Molto bene, direi. L'ho consigliata di osservare e apprendere e di tacere quando non venga interpellata. Sì. Simpatico giovane. Peccato che non abbia un soldo. 10 uomini su 10 ci potrebbero riuscire. Io ho la mia reputazione da difendere. Se io voglio un uomo, è già mio. Se ha qualcosa da dire, si accorge che non può. Guardo con ansia a un prossimo incontro. Non spetterebbe a me dirtelo, mia cara, se non fosse per il bene che ti voglio. Vi prego, continuate. Il tuo matrimonio è stato combinato. È stata anche la nostra storia? Io vi volevo ancora prima di conoscervi. Il visconte di Valmont, bambina, che tu molto probabilmente non ricordi, se non per il suo ragguardevole fascino e il suo non aprire mai bocca senza aver prima calcolato il danno che può fare. Sedurre una donna che è famosa per il rigore morale, il fervore religioso e per il suo felicissimo matrimonio, che altro ci potrebbe essere di più prestigioso? Io trovo che sia alquanto avvilente avere un marito come rivale. È un'umiliazione se fallisci e un luogo comune se hai successo. Vi ricordate di mia figlia Cecile? Certamente, ma chi avrebbe detto che sarebbe fiorita così graziosamente? Io voglio l'eccitazione di guardarla mentre tradisce tutto ciò che è più importante per lei. Certamente voi mi capite. Non è tradimento la parola da voi preferita? No, no. Crudeltà. Vuoi davvero il mio consiglio? Sollevare nessuna obiezione al matrimonio. Il nostro sesso ha così pochi vantaggi. Tanto vale che sfrutti al meglio quelli che hai. Lo potrai fare o meno, con quanti ti va di farlo, quanto spesso ti va di farlo e in quanti diversi modi ti va di farlo. Mi vergogno tanto. La vergogna è come il male che hai sentito. La senti solo una volta.